ritorno a Chieti dopo diverse esperienze, comunque diverse stagioni contro Chieti. La mia prima domanda, che un po' esce dal contesto della partita di oggi, se ha visto una Chieti diversa? Assolutamente sì, ogni anno vedo una Chieti diversa. Questa è una squadra molto brillante, molto simile alla nostra. Gioca molto bene in transizione, gioca molto bene in penetro scarico, si passa molto la palla, ha fisicità con Ancelotti che è un giocatore che è rivitalizzato quest'anno. Quindi vedo una Chieti molto diversa magari da quella dell'anno scorso, ancora diversa magari da quella in cui giocava Lele, che era una Chieti di grande esperienza che giocava con professori della pallacanestro come lo stesso Lele, Raiola, Raschi, insomma, tre edizioni diverse ho visto, forse quattro in realtà, però questa è comunque una squadra molto molto brillante, insomma, a me piace. Quindi diciamo che lei oggi si è sentito un po' come se vedeva una sua squadra allo specchio. Io ho avuto questa impressione, ho fatto la telecronaca per la società, ho avuto l'impressione di vedere quasi un suo basket. Sono un po' un estimatore del suo basket e c'è quella ricerca del ricamo che qui a Chieti non era proprio il massimo della. Avete un allenatore che non difetta certamente di esperienza e di esperienza nel lavorare con i giovani, quindi ha sicuramente un approccio alla pallacanestro che è molto simile al mio ed è chiaro che io credo molto in questo tipo di basket, credo che anche Cedro abbia dimostrato facendo molto bene con una squadra completamente nuova, insomma noi l'anno scorso abbiamo cambiati tutti, quest'anno abbiamo cambiati metà, quindi abbiamo avuto un piccolo vantaggio. Se c'è una piccola differenza forse che noi abbiamo tanti giocatori in grado di far canestro da 3 punti, mentre Chieti deve andare dai giocatori insomma, principali per fare certi tiri e questo per noi oggi è stato un vantaggio, abbiamo fatto canestro con tutti, anche con Sabatini che non è propriamente un tiratore, con Carnovali, con Kizin, con Turel, con Marino, insomma abbiamo fatto canestro con tanti giocatori. Un'ultima domanda, se invidia un giocatore a questa Proger? No, io non invidio mai i giocatori, veramente, anche perché non sono i giocatori singoli, sono i giocatori all'interno del sistema, quindi veramente non. Ma io questo lo dicevo all'inizio dell'anno quando tutti ci davano ultimi, non avrei mai cambiato la mia squadra con quelli degli altri, l'ho fatta insieme alla società come credevamo, come credo, e per forza non potrei volere un altro giocatore. Però Chieti è una bella squadra, tanti buonissimi giocatori che magari in futuro avrei piacere di allenare.